Devo parlare, ragazzi. Visto che ci sono molti ragazzi in questa sala, io vorrei che l'insegnante, che vedo che è molto bravo, facesse un pochino di confronto tra quando era ragazzo, insomma, per la sua mamma, queste cose terribili, eccetera, quando era ragazzo lei così chiuso, e com'è la vita di questi ragazzi, che secondo me è meravigliosa. Al contrario di tutto quello che pensano oggi, cioè io non voglio dire che oggi non ci siano difficoltà, però mi sembra che se facciamo un confronto di generazione dei suoi genitori, la sua e quella di questi giovani, credo che bisognerebbe insegnare e far capire a questi giovani quanto dovrebbero essere sereni, felici, coraggiosi. Sì, ma io condivido la speranza, perché anch'io sono fiducioso. Naturalmente le difficoltà ci sono, anche perché io insegno in un istituto particolare, oltre ai ragazzi stranieri ci sono molti ragazzi italiani che abbiamo in questo momento, sono tutti ragazzi molto difficili, ragazzi con problemi, che vengono da famiglie magari smembrate, che pluripocciati, indisciplinati, però sono i migliori poi alla fine quando vai a trovarli. E anch'io credo che abbiano, diciamo, sono loro quelli che oggi ci possono dare la speranza per il futuro, no? E quindi il confronto, certo, io ricordo un'adolescenza appunto molto, molto, come dire, problematica, però forse proprio il fatto che io sia stato così mi consente oggi di decifrare meglio l'insofferenza, la malinconia, la rabbia a volte dei ragazzi che ho di fronte, perché è come se io, come dire, avendo vissuto quelle sensazioni, quelle esperienze, e diciamo avessi un po' una carta anche per entrare con loro. Io quello che vedo è che la mia attività quotidiana di insegnamento cerco di uscire dal mansionario, no? Cioè cerco di andare a conoscere questi ragazzi al di là della mia professione di insegnante. Per esempio, quando ho dovuto scrivere l'11 settembre via di Ribelli, sono andato a trovarli il pomeriggio in una casa dove loro stavano, sul mare, ad Ardea, vicino a Torvaiani, che non è una cosa, sulla costa romana, e ricordo che quando andai lì, vedendoli in uno spazio non scolastico, i rapporti tra me e loro diventarono più forti, più intensi, come se loro avessero, come dire, apprezzato il fatto che io fossi uscito appunto da quella dimensione togata del registro, del voto, della valutazione. E quindi questo è stato bellissimo per me e per loro, no? E quindi credo che soprattutto, diciamo, oggi sia importante la qualità della relazione umana. Questa è la cosa più importante. E questo l'ho capito negli anni. E naturalmente bisogna superare il rischio che c'è sempre in ogni confronto umano, perché c'è sempre un fuoco dialettico, no? Per cui ognuno, diciamo, c'è tesi, antitesi, e tu devi sempre trovare la sintesi, no? Devi passare attraverso questo. Però è meglio, diciamo, come dire, anche bruciarsi un pochino, piuttosto che restare fermo e indifferente. Questo me l'ha insegnato Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, al quale io appunto ho dedicato un libro intitolato Un teologo contro Hitler, che noi presentammo qui a Firenze, questo stesso luogo. E fu lui a spiegarmi attraverso i suoi libri che diciamo bisogna mettersi in gioco, bisogna esporsi, bisogna sporcarsi le mani. E questo, diciamo, naturalmente è rischioso, perché puoi anche sbagliare, però viene apprezzato soprattutto dai ragazzi, i quali capiscono se, diciamo, chi è di fronte a loro sta facendo sul serio, sì, oppure sta recitando una parte, sì, che questo è un po' il discorso, no? Allora se tu fai sul serio, diciamo che loro ti apprezzano e ti rispettano, questa è la prima cosa. Quindi è un lavoro difficile, perché chiaramente è sempre un mettersi in gioco, un rischiare, non puoi mai dare niente per scontato, ogni giorno devi riconquistare la fiducia da parte loro, però è entusiasmante per chi ha l'attitudine giusta, insomma, ecco. Riesci a farmi parlare di loro? Adesso vediamo un pochino, perché tra l'altro a me dispiace che sarei dovuto andare al vostro liceo domani, ma non ho potuto, perché domani è lavoro, io appunto il sabato, e non posso prendere troppi, diciamo così, permessi. Quindi non sono, però se voi avete qualche curiosità, a me farebbe piacere, insomma, ecco. Adesso non so quali classi sono, se sono terza, quarta, non so.
come dice la professoressa, quarta generazione in ginnasio, insomma, è la fase proprio, è il mio ferro di lavoro, questa età qua, diciamo, cioè 14, 15, 16 anni, che è l'età veramente dove accade tutto, insomma, quindi è la più difficile, veramente non dobbiamo mai dimenticarci come eravamo noi a quell'età, veramente hai di fronte tante strade e non sai quale imboccare, e diciamo c'è il rischio quasi della, che non sai cosa fare, insomma, no? Allora la scelta è difficilissima, perché scegliere significa anche sacrificare qualcosa, ma non soltanto le cose brutte, anche le cose belle, cioè anche i rami fioriti, non solo i rami secchi. Allora sacrificare i rami fioriti è molto difficile, solo l'adulto riesce a farlo, e loro sono proprio in questa fase in cui devono scegliere, no? Infatti il mio primo romanzo, intitolato Soldati del 1956, peraltro pubblicato qui a Firenze da Marco Nardi, un piccolo editore che poi fallì, che però mi diede fiducia all'inizio quando io ancora non avevo pubblicato niente quasi, e questo romanzo era proprio su questo tema della scelta, no? Infatti il protagonista dei Soldati 56 era un comandante che aveva sotto di sé tanti personaggi, quasi in senso pirandelliano, no? E a un certo punto lui deve scegliere di essere solo il comandante, non tutte quei desideri e quei sogni, quelle ambizioni che lui aveva materializzato in questo o quel personaggio. E alla fine una classe scolastica uccide metaforicamente gli altri se stessi che questo comandante si era creato, obbligandolo a prendere posizione, a dire tu devi essere solo te stesso. Ecco, questo meccanismo, che è il meccanismo di ogni educazione sentimentale, è il modo per diventare adulti, solo che appunto è un lavoro che diciamo va fatto negli anni, ecco, insomma. Come? Sono intimiditi, ecco, prego. Per la prima uscita che fanno tutto, da, insomma, sono appena entrati al liceo, insomma, comunque abbiamo letto alcune parti del suo peregrino d'amore, insomma, loro hanno apprezzato molto il dettaglio, cioè questo passaggio da una modernità che è un po' volgare, un po' triviale, si riscopre il valore delle cose attraverso la letteratura, l'hanno capito perfettamente. E quindi, insomma, molto, un lavoro che continueremo. Si può leggere anche a Brano. Sì, infatti, abbiamo cominciato da Collodi, Verga, Pasqua, certo. Le cose che loro già certo. Un po' hanno letto, quindi insomma poi andremo avanti su questa chiave, perché insomma il passaggio dai luoghi, abbiamo cominciato da via Taddea, appunto. Ah, certo. Perché non lo conoscono. E quindi insomma abbiamo costruito poi certo. Appunto in questi giorni con quello che è successo, raccontato la sua esperienza, che ce l'ho letto anche alla Città dei Ragazzi. E quindi insomma siamo entrati un po' nel discorso e insomma un discorso produttivo che potremmo se poi potrà tornare e venire alla nostra ricerca sarà un grande piacere. Il prossimo libro, grazie mille, sei molto bravo. Io vorrei sottolineare una cosa che molto molto tutto mi ha colpito di questo libro, ovviamente, ma come lui sia riuscito a creare una letteratura calata più che mai nel presente. Non lui è lontano da ogni prospettiva accademica. Questa letteratura sua offre una ragione di vita, e nell'ultima pagina troviamo il lascito di questo libro, quello che considero il lascito di questo libro. I grandissimi versi del pianto della scavatrice di Pasolini sono tre versi, lo puoi solo mare, ah, sì, solo certo, conoscere. Sì. Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Sì, in effetti sono gli versi finali, diciamo, del capitolo dedicato a Pasolini, che è l'ultimo scrittore. Poi dopo c'è l'epilogo, invece, sì. In cui faccio una specie di, come dire, di appello, ecco. C'è un appello finale di tutti gli scrittori, insomma, di cui ho parlato, e lo immagino appunto nell'isola di Caprera, appunto in Sardegna, sulla tomba di Garibaldi. È bello l'ultimo capitolo, Stagliano e Caprera. Sì. Molto bello. Se vuoi lo possiamo leggere per chiudere il nostro incontro, no? Possiamo anche considerarlo come... Sì, il professor Ticca citato. Sì, cioè, il Ticca appunto è il capitolo dantesco, l'amico di Dante. E quindi ecco, leggiamo questo finale, il filo va a Stagliano e Caprera. Sì. Genova è un esploso di circonvallazioni dentro le vecchie mura.
metallo e cemento armato si mischiano fra i portici e le fessure dei palazzi antichi. Cristoforo Colombo saluta dal parapetto. Eraldo Pizzo tira in porta, era un famoso giocatore di pallanuoto. I gatti sbadigliano. L'autobus 34 percorre via Leonardo Montalto passando sotto la casa di Camillo Sbarbaro. Genova, nome Barbaro, Campana, Montale, Sbarbaro. Scendo all'ultima fermata e imbocco l'entrata principale del cimitero di Staglieno. Supero l'ufficio informazioni, giro a destra. In fondo al campo numero 30 comincio a salire. La mia città dagli amori in salita. La polvere sulle statue poste di fronte ai sepolcri ricopre come un manto le dolci fanciulle dallo sguardo sconsolato, i sapienti seduti in poltrona, le dame inginocchiate, gli angeli a petto nudo. In questo groviglio di marmi, croci e colonne, in posizione privilegiata nel boschetto dei mille, riposa Giuseppe Mazzini, vicino all'albero dove s'appoggiava quando veniva qui sulla tomba della madre, Maria Drago. Il corpo a Genova, il nome ai secoli, l'anima all'umanità, recita una delle numerose targhe nei pressi del monumento. Annoto quella di Lev Tolstoi. Mazzini fu il vero filosofo e profeta di tutte le nazioni. Un'altra iscrizione, giù in basso, non distante dalle spoglie di Ferruccio Parri, riporta una citazione dello stesso padre della patria. La morte non esiste, non può nemmeno concepirsi. La vita è vita, è immortalità. Stamattina, fra il Phone Center e le frutterie di Via Pre, in mezzo agli africani e ai bengalesi, ho ripensato all'autore dei Doveri dell'Uomo, il quale aveva posto l'umanità come il primo fra gli imperativi categorici che gli esseri della nostra specie dovrebbero rispettare. Proprio lui, che visse quasi sempre in esilio e morì da clandestino a Pisa, sotto falso nome, e invece lascerò Genova, l'estate dei rimorchiatori. Torno a Roma in aereo. Pochi giorni dopo riparto e atterro a Olbia. Con la testa appoggiata al finestrino del velivolo ho l'impressione di essere ormai sulla via di casa. La sensazione si rafforza quando raggiungo Caprera. Giuseppe Garibaldi, la cui statua a cavallo davanti al teatro Carlo Felice ho ancora incisa negli occhi, adesso è una roccia porosa sotto i miei polpastrelli. Nei suoi ultimi anni il grande condottiero ricordava con nostalgia i superbi stalloni, i tori, le gazzelle e gli struzzi visti da giovane nella pampa argentina. Mi guardo intorno, sento che devo rispondere a una specie di richiamo presente nell'aria. Guido lungo la strada che da Palau conduce a Santa Teresa di Gallura, nella magniloquenza appassionata del tramonto sardo. Parcheggio sotto il faro di Capotesta. Proseguo a piedi nel paesaggio ancestrale di graniti lavorati dal vento, come mandrie di bufali che vorrebbero spingersi verso l'interno per sfuggire alla potenza devastante delle onde che battono sulla scogliera. Il mio appuntamento è qui. Mi accuccio sullo strapiombo, fra vessilli, delfini e cannonate. Non devo aspettare molto. Vengono su uno per uno. Il frate scalzo dalla barba lunga e quello con gli occhialetti che ha dato la sua vita. Binà sulla spiaggia di Dakar. Marco Polo tocca per Yao che tira il volo, Hafiz spara. Il professor Tricca recita a memoria il paradiso, mentre Raissa gli prepara l'insalata russa. I ciclisti scalano il Mont Ventoux. Il mio amico giapponese ride di cuore nella chiesa di Santa Maria Novella. Il principe si ingaglioffa. Orlando spezza il pane alla tavola dei musulmani. Ma quanti sono? C'è il gatto sul muricciolo rivolto verso il Mar Morto. Clorinda dalle bionde trecce lo scavalca rapida con le scarpe da ginnastica e la corazza semiaperta sul petto. Checco gioca a pallone a Campo dei Fiori. Il bambino si affaccia dalla finestra di Arcetri vicino al mappamondo di Galileo Galilei. Il mare sembra quello che si scopre dal balcone di Stignano, se non addirittura la laguna di Torre Marghera e Rue du Coton a Parigi. Dalla roccia giù in fondo spunta il gigante col supplì al telefono. Nel brecciolino inciampa Giuseppe Parini. Dietro il cantuccio Mammy Black allatta il piccolo Vittorio Alfieri. Ugo Foscolo studia da bersagliere. Mohamed vende il manoscritto rubato di Assilvia alla stazione Cumana. E i disabili, eccoli, sono venuti da Trezzo sull'Adda fin qui a farmi festa, guidati da Renzo e Lucia.
Poteva mancare Pinocchio, figuriamoci, sta uscendo dal ventre della balena. Guarda, guarda, si porta dietro il nano sciancato, marchion di gamba verde. Sbaglio o la fatina è diventata linetta? Chi sta a tirare sti selci? Te pareva mio padre, gli va sempre di scherzare. Inizio a salutarli. Ciao Alfio, ciao Mena. E questo mitrito da dove viene? È la cavallina storna. Quanto sarebbe piaciuta tutta la cerimonia alla signorina Felicita. La bambola croata si è messa con Dino Edison, appena sceso dal bastimento proveniente dall'Argentina con l'eroe dei due mondi. Salute ragazzi, ci sono i pattinatori di Villa Caos ad Agrigento e la cagnetta che vuole fare la carriola. La bella tranviera di Sant'Andrea a Trieste sospirando tiene in braccio il Mosè di Würzburg. Ciao Raduan, dove hai preso quel rottame di mitragliatrice? A Cotici? L'antennista di via Bigli resta incantato di fronte a Esterina che sta per tuffarsi. Fiocco diventa rosso quando vede Liliana Balducci distesa sul pavimento di via Merulana a gambe scoperte. I cafoni intingono il pane nei bicchieri di vino. I due amici procedono spalla a spalla sulla cresta della collina nei mari del sud. Ci siete anche voi, belle ferraresi, tutte innamorate di Giorgio Bassani, supplente di storia, vero? Le SS giocano a pallone coi deportati del Sonderkommando. Zelinda Icci parla con la sua capra. E quella donna, chi è? La madre di Herman? Ma sì, sta dicendo Gheriverema Baita sotto il braccio al sergente maggiore che mi fa l'occhiorino. Ciao Vecio, ci ritroveremo a sciare in paradiso. Chiudono la fila Milton col brand sulle spalle e Accattone con la testa storta, sfiduciato. Dunque, rondini rondini, addio. Grazie. Thank you.